Ciao, buongiorno a tutti, sono Marco di Franciacortatura, tour operator specializzato in tour enogastronomici in Franciacorta. Con l'appuntamento aperitivo ti abbiamo introdotto oltre 10 realtà della Franciacorta e ti abbiamo presentato l'area e i prodotti tipici. Oggi abbiamo il piacere di incontrare Gualberto della cantina Ricci Curbastro, con cui conosceremo la sua realtà aziendale. Ciao Gualberto, buongiorno. Ciao Marco, grazie dell'invito e un saluto a tutti i tuoi follower e clienti. Eccoci, siamo qua per parlare della tua cantina, una storica realtà della Franciacorta. Vuoi farci un'introduzione su di te e sulla tua azienda? Sì, assolutamente. Io sono Gualberto Ricci Curbastro, lavoro oramai in azienda da circa 3 anni, insieme a mio padre. Riccardo, la nostra, come dicevi bene, è una delle aziende storiche. Storico significa, nel nostro caso, che siamo tra gli 11 soci fondatori della denominazione del 67. In questo caso mio nonno è stato tra quegli 11, diciamo, imprenditori illuminati che hanno immaginato quella che un po' oggi la Franciacorta è diventata, quindi un'eccellenza dal punto di vista vitivinicolo. Quindi la riscoperta di un territorio che ovviamente, come sai, come forse anche i tuoi follower sanno, ha sempre avuto una vocazione antica. In questo contesto si inserisce poi quella di una storia di famiglia altrettanto antica, considerando che io sono oggi la 18ª generazione come Ricci Curbastro, una famiglia di agricoltori, le cui origini vanno indietro al XIV secolo, 1380 con Pietro, appunto 18 generazioni fa. Ricci Curbastro si sono sempre occupati delle proprie aziende agricole, da una parte in Romagna, dove abbiamo le nostre origini, a Lugo di Romagna, e in Franciacorta, dove anche qui c'è appunto una storia secolare dal punto di vista produttivo. Considera che nel museo sono conservate le etichette di vino più antiche dell'azienda, che sono addirittura datate 1880. Di avere etichette già all'epoca comunque era un sinonimo di vini che evidentemente erano commercializzati e venduti e non solo prodotti per il proprio consumo personale. Io appunto dicevo mi sono approcciato in azienda 3 anni fa dopo percorsi di studi in economia. Quella del vino è stata un po' una passione che mi ha risucchiato, che mi ha trascinato in questo mondo bellissimo, ma anche allo stesso tempo spesso difficile, perché bisogna fare conti con aspetti esogeni che non si possono spesso controllare o giustificare con i numeri o con le previsioni. Come in questo caso dici? Come in questo caso, ma poi anche ovviamente facendo da agricoltore riferimento anche all'aspetto natura e meteo, E che è un climatico, aspetto certo. climatico non di facile controllo, ovviamente. Ci piace dire che abbiamo un socio di maggioranza che sta lassù e non ci avvisa di solito quando ne pensa qualcuna di strana. Detto ciò, oltre all'ingresso in azienda, ho avuto l'opportunità, l'onore di occuparmi e dedicare parte del mio tempo e risorse anche alle varie realtà del territorio, in primis la strada del Franciacorta, quindi l'associazione che si occupa, come ben sai, della promozione turistica del territorio, ovviamente turismo enogastronomico, ma tutte le potenzialità che la Franciacorta è in grado di esprimere, quindi non solo le cantine, ma ristorazione, agriturismi, soggiorno, le escursioni, le varie attività di cui la Franciacorta è ricca. Infatti siamo veramente ricchi sia dal punto di vista enogastronomico, ma territoriale, culturale, storico. Infatti di aspetti da approfondire in Franciacorta ce ne sono tanti e noi siamo nati anche per quello, per promuovere sono le caratteristiche della Franciacorta. Esatto, hai ragione tu, proprio qua c'è una ricchezza che consente al turista, al visitatore di non annoiarsi, no? Non è necessariamente il posto da visitare solo per gli appassionati di vino, sicuramente gli appassionati di vino possono trovare soddisfazione, ma si possono fare tante altre cose in Franciacorta e quindi riempire la propria giornata con esperienze uniche e indimenticabili. E di questo appunto mi occupo in strada. Sono vicepresidente, quindi faccio parte del CDA e appunto insieme al CDA di strada, la presidente Camilla Alberti, cerchiamo di sviluppare al meglio le potenzialità del territorio. E allo stesso tempo sono anche consigliere all'interno del Consorzio Franciacorta e quindi porto le istanze turistiche e il mio supporto allo sviluppo della denominazione a tutto tondo.
Bene, il turismo in Franciacorta c'è da alcuni anni, però ancora in fase di crescita e grazie alla strada, grazie al vostro supporto, speriamo possa aumentare sempre di più, anche al di là di questa fase transitoria che stiamo vivendo. Ce lo auguriamo. Va bene, grazie per la tua introduzione. E se vuoi parlare un po' della vostra realtà aziendale, quindi se vuoi inquadrare la cantina Ricci Curbastro, dove è situata, la storia già un po' ci hai detto, produzione, quindi numero di bottiglie e caratteristiche generali. Sì, noi siamo, dicevo appunto, azienda storica, ci troviamo a Capriolo, qui si trova la cantina, quindi siamo all'estremo occidentale della Franciacorta, proprio al confine ovest. L'azienda e la grossa parte dei suoi vigneti sono proprio qua nel comune di Capriolo, sono sui terreni storici dell'azienda. Noi oggi coltiviamo, in questo momento sono 28 ettari come superficie vitata, sono tutte vigne di proprietà. Come filosofia non acquistiamo uve, ma seguiamo in maniera diretta e completa il ciclo produttivo, quindi dalla vigna poi alla bottiglia. Cioè, appunto, il grosso delle vigne sono qua a Capriolo, con l'eccezione di due vigneti tra Clusane e Iseo. Sono due vigne un po' particolari perché sono di fatto le uniche della Franciacorta affacciate direttamente sul lago, e poi una piccola vigna ad Adro dove nasce un cru storico, ma in questo caso parliamo di un Curtefranca rosso, quindi di una nostra selezione di vigna, da un punto uno dei vigneti più antichi che si trova in comune di Adro. Ecco, poi allora parliamo anche un po' della produzione, quindi non solo Franciacorta ma anche altro. Sì. Però un aspetto che vediamo in un secondo momento. Sì, assolutamente. E giusto per chiudere il discorso dei numeri, oggi è un'azienda che produce circa 180-200.000 bottiglie all'anno, e appunto anticipando quello che stavi dicendo, la produzione ancora oggi è abbastanza omogenea, quindi non siamo solamente focalizzati sui Franciacorta, che ovviamente sono comunque una parte preponderante della produzione, perché sono circa il 75% delle nostre bottiglie, però c'è ancora un 25% importante sui vini, Curtefranca e Sebino, e non è un 25% solo numerico in termini di bottiglie totali, ma anche come numero di etichette, perché tra Curtefranca e Sebino produciamo 9 etichette diverse, quindi c'è anche un'ampiezza di gamma su diverse tipologie, alcune anche storiche e oramai quasi uniche in Franciacorta. Bene, la vostra realtà aziendale ha anche delle caratteristiche ben specifiche, è l'unico museo agricolo, il Museo del Vino, se ci vuoi parlare di questo aspetto. Sì, la parte di accoglienza e di attenzione al turismo è per noi sempre stata un aspetto fondamentale. Direi che siamo una delle aziende che sono state precursori da questo punto di vista dell'accoglienza in Franciacorta. Basti pensare che il museo, come dicevi, ancora oggi realtà unica in Franciacorta, è stato inaugurato, aperto da mio nonno nel 1986. Quindi sono più di 30 anni che facciamo accoglienza in cantina, quando non si parlava di enoturismo e di turismo gastronomico. Mediamente accogliamo 5-6 mila visitatori l'anno qua in cantina, che per una piccola realtà come la nostra sono numeri importanti. Abbiamo sempre fatto dell'accoglienza un fattore fondamentale, tant'è che ancora a metà degli anni 90 è nato anche l'agriturismo, in questo caso alloggi, non ristorazione, ma comunque la possibilità per il turista di soggiornare in una vecchia cascina rustico dell'azienda, quindi soggiornare in un ambiente rurale in mezzo ai vigneti, e appunto poi l'attenzione che abbiamo sempre rivolto al cliente e ai turisti in Franciacorta. Tornando al museo, dicevo, una realtà unica. Oggi la collezione sono oltre 3.000 pezzi agricoli, sono raccolti in 4 diverse sale museali. Io in questo momento sono nella nostra sala conferenze, che è la più grande, alle mie spalle appunto c'è una vetrina, in questo caso dedicata al grano, al tema della battaglia del grano, ma si parla di agricoltura in tutte le sue diverse sfaccettature. Ovviamente si parla di vino, di vinificazione, di come era fatto, ma anche di agricoltura, perché non dimentichiamocelo, quando molte delle aziende, delle cantine oggi presenti in Franciacorta sono nate, nascono come aziende agricole, quindi qua c'era un'attività pluriculturale, non si nasce solo focalizzati sul vino, poi il vino nel tempo ha preso il focus principale, ma una tradizione agricola qui è sempre stata molto molto ben diffusa. Il museo è un modo per
per il turista, di immergersi e scoprire quella che è la storia della Franciacorta. Spesso si parla di Franciacorta come un territorio senza storia, senza tradizioni, con una realtà moderna creata dal nulla da illuminati imprenditori industriali. Non è così, la tradizione agricola qui è sempre stata molto forte, per fortuna poi c'è stato anche l'aiuto di illuminati imprenditori che hanno dato una marcia in più, ma sono innestati in un contesto agricolo già ben sviluppato, già ben conoscitore. Ti faccio un esempio di un attrezzo che è conservato nel museo, che è un attrezzo unico, che è un torchio orizzontale. Un torchio orizzontale brevettato a Palazzolo sull'Oglio, costruito già nel fine 800, 1893. Perché ti dico un pezzo unico e particolarissimo? Perché all'epoca l'idea di pressare orizzontalmente, che è ciò che facciamo oggi con le presse pneumatiche rispetto al classico torchio, era una sorta di rivoluzione. E pensare che un piccolo inventore locale l'abbia costruito, pensato e brevettato qui, significa che evidentemente c'era già un'agricoltura, o un agricoltore, un contadino così all'avanguardia da recepire un'innovazione di questa portata. Quindi è interessante immergersi nel museo, è il modo poi per capire qual è stato il salto tecnologico della cantina moderna. Ovviamente oggi in cantina le tecnologie sono ben diverse, i ritmi sono molto più veloci, ma non dimentichiamoci di questo passato molto vicino a noi, che è fondamentale. E di aneddoti all'interno del museo ce ne sono tanti, io ho partecipato a diverse visite e ogni volta c'è qualcosa di nuovo da scoprire. Il pezzo particolare del nonno piuttosto che altre cose relative alla storia della Franciacorta. Assolutamente, ci piace dire che ogni oggetto ha una sua storia e ci piace raccontarla, anche perché il museo è in maniera molto semplice un museo che deve essere raccontato, non lo si può visitare da soli, non è un museo interattivo, ma c'è bisogno della persona e del racconto e questo a noi piace farlo, tant'è che spesso per chi viene a trovarci trova qui in prima persona me, mio padre o mio zio, in passato trovava mio nonno, che facciamo da ciceroni ai turisti che vengono a trovarci. Ecco, più interattivi di voi non so chi ci possa essere. Quindi grazie per l'introduzione al museo, che è parte integrante comunque delle visite della vostra realtà, delle visite della cantina. Come sono strutturate? Ci vuoi un po' parlare di questo? Sì, la visita appunto è strutturata in maniera semplice, si inizia sempre appunto dalle sale museali in maniera tale da immergersi in questo contesto storico per poi andare alla scoperta della cantina. La nostra è una cantina costruita in maniera gravitazionale, quindi su diversi livelli, sono sostanzialmente tre diversi livelli che vengono visitati e che, durante i quali vengono spiegati i vari processi produttivi dei Franciacorta e dei vini, quindi dalla fase di pigiatura, di pressatura delle uve alla fase di prima fermentazione alcolica, quindi dove abbiamo le vasche, i vasconi per le fermentazioni, fino a scendere in quello che a noi piace chiamare il cuore della cantina, quindi dove ci sono le nostre bottiglie di Franciacorta in affinamento e quindi la spiegazione di quella che è un po' la magia del metodo Franciacorta. Lì si scende a 15 metri sottoterra, quindi temperature anche diverse rispetto a sopra, si vive questa esperienza di scendere in una cantina in profondità. Dove si trovano anche delle bottiglie dannate particolari. Ricordi bene, lì c'è delle nicchie con la storia dell'azienda. Vi citavo prima le etichette più antiche del 1885, purtroppo lì restano solo etichette, non restano bottiglie, ma risaliamo a bottiglie fino al 1946. Non c'è nulla prima della guerra, perché la proprietà, diciamo la villa, il parco all'interno del quale sorge la cantina, la proprietà di famiglia, era durante gli ultimi anni della guerra stata occupata per quasi 2 anni dai generali dell'esercito tedesco, per cui tutto ciò che c'era in cantina conservato prima della guerra è andato perso. Ma è andato bevuto, esatto. Resta però diciamo uno spaccato di storia della Franciacorta abbastanza unico. Grazie per questo excursus. Ci sono delle caratteristiche importanti della vostra azienda, la sostenibilità, leggevo sul sito internet, o il fatto della produzione con vitigni resistenti e erba matta, quindi c'è la storicità dell'azienda, ma anche una visione verso il futuro. Sì, assolutamente. Oggi si sente dire molto spesso, ma ci piace parlare di tradizione e innovazione.
la tradizione appunto rappresentata da tutto ciò che abbiamo detto fino adesso, e l'innovazione è lo sguardo verso il futuro e la voglia comunque di non fermarsi e continuare a sperimentare. Sicuramente oggi l'approccio per noi fondamentale e irrinunciabile è quello della sostenibilità. Non è un approccio nuovo per l'azienda, ma nel 2017, nel momento in cui è nato uno standard in Italia di certificazione che si chiama Equalitas, siamo riusciti a certificarci come cantina sostenibile. È un approccio molto innovativo e moderno perché non si parla solamente e unicamente di sostenibilità ambientale, che ovviamente è il fattore preponderante, ma quando si parla di sostenibilità ambientale all'interno della certificazione vengono tenuti conto di diversi parametri. Nel nostro caso facciamo agricoltura biologica, ma gli ulteriori parametri che vengono considerati sono ad esempio la biodiversità dei suoli, quindi vengono fatte ogni anno le campionature, le analisi di biodiversità dei nostri vigneti e dei nostri contesti agricoli. Esiste la parte di certificazione dell'impronta carbonica, così come di quella dell'impronta idrica, quindi un approccio a tutto tondo dal punto di vista della produzione. L'altro tema però fondamentale oggi che a noi interessa molto della certificazione è che ci sono altri due pilastri di sostenibilità. Oltre a quello ambientale esiste un pilastro economico. Molto banalmente facile da spiegare, posso fare il vino più buono e più sostenibile del mondo, ma se i numeri, i bilanci non stanno in piedi, non c'è sostenibilità, quindi devo poter produrre in maniera tale comunque da remunerare il ciclo produttivo e quindi anche una sostenibilità, appunto economica. Terzo aspetto è quello secondo me più interessante, più innovativo, che sarà sempre più fondamentale nei prossimi anni, è quello della sostenibilità etica. La parte etico e sociale oggi per le nostre aziende è fondamentale. Innanzitutto viviamo le nostre cantine, i nostri vigneti si trovano in contesti a forte densità abitativa, ad esempio. E non comunicare, non includere chi ci sta attorno significa perdere qualcosa. Faccio un esempio: se io faccio agricoltura biologica ma non lo comunico a chi mi sta attorno, chi guarderà il vigneto penserà sempre che sto spruzzando chissà quali pesticidi o prodotti chimici o quant'altro. Comunicare e raccontare invece quello che faccio è un modo per creare inclusione. Lo stesso museo agricolo ovviamente è un sistema di inclusione per la comunità, considera che da molti anni noi abbiamo fattorie didattiche per le scuole, quindi percorsi di visita personalizzati per le scolaresche, alla scoperta del museo, ma anche alla scoperta di un vigneto sperimentale, di cui parliamo tra poco, e poi c'è tutta la parte legata a chi lavora in azienda, i dipendenti, innanzitutto. Faccio un esempio, anche in questo caso ogni sala della cantina è da sempre dedicata con delle targhe a chi ha lavorato da noi. Per noi è un modo fondamentale per ringraziare e ricordare chi ci ha dato una mano, e la fortuna è che spesso ancora oggi questi nomi, cognomi, si ripetono in cantina. Quindi io lavoro con persone che sono terze, quarte generazioni delle stesse famiglie. È una grande fortuna, significa che siamo riusciti a creare un ambiente nella quale ci si trova bene e quindi un'attenzione appunto anche da questo punto di vista di sostenibilità nei confronti di tutti i diversi stakeholder, ecco, interni ed esterni. Dal 2017 tutti i vini sono certificati con il marchio Equalitas, che è un 3E, appunto, ambiente, in inglese environmental, ethical ed economical, quindi i tre pilastri della sostenibilità in azienda. Riprendendo invece l'altra domanda che mi hai fatto, la ricerca non si ferma, l'Erbamat è uno dei progetti che come consorzio stiamo portando avanti, anche noi non ci siamo tirati indietro, abbiamo piantato il primo mezzo ettaro di Erbamat 4 anni fa, abbiamo vendemmiato pochissimo l'anno scorso perché è stato un vigneto molto grandinato purtroppo, quindi la nostra prima vendemmia di Erbamat è stata un po' una vendemmia zoppa, però Anche perché la maturazione dell'erbamat è molto più tardi rispetto agli altri sì, è un cepaggi vitigno che ha una uvaggi. maturazione molto, molto tardiva. Diciamo che in questo caso la grandinata noi l'abbiamo presa prestissimo l'anno scorso perché l'avevamo presa a maggio, quindi ci eravamo già più o meno rassegnati, però diciamo siamo riusciti a vinificare qualche centinaia di litri di Erbamat per iniziare a ragionare di prime prove e per conoscere anche noi questo vitigno.
Non ricordiamoci che è stato recentemente inserito a disciplinare la possibilità di utilizzare fino a un 10% di erba mate negli assemblaggi dei Franciacorta, però siamo ancora in una fase molto iniziale, embrionale, di studio, di riscoperta di questo vitigno. Quello della vita è sempre un'ottica di lungo periodo, quindi qui dobbiamo ragionare veramente in ottica di decenni e non di pochi anni, quindi è presto per dirlo. Quello che noi potremmo dire è che una piccola percentuale di Ermamat è nel tiraggio del Franciacorta Brut di quest'anno, quindi quando tra 3 anni uscirà sul mercato ci sarà una piccola percentuale di Ermamat nel nostro Franciacorta Brut. Ah, quindi terzo l'avete tempo. Messo nella cuvée del Brut. Sì. Qualcosina è andato. Parliamo di piccolissime percentuali, perché sì. Sono veramente pochi litri vendemmiati quest'anno. Speriamo di essere più fortunati l'anno questa vendemmia 2020. Il terzo tema sono le varietà resistenti, è un altro tema che a noi ci interessa, ci stuzzica, perché è un tema nuovo, relativamente nuovo, perché oramai sono una quindicina d'anni che si è iniziato a riparlare di varietà resistenti, sono varietà che già nascono negli anni 30, nascono come incrocio genetico, quindi è un tema delicato da toccare, ma che è sempre meglio chiarire. Quando parliamo di incrocio genetico non parliamo di un OGM, di un organismo modificato geneticamente, ma dall'esterno. Parliamo di geni che sono già all'interno della pianta e che attraverso l'incrocio tra piante vengono messi in posizione dominante, quindi vengono trasformati come un gene presente importante. Questi geni cosa sono in grado di fare? Sono in grado di dare la resistenza alle viti dalle malattie più comuni, quindi da Oidio e Peronospora. Sono varietà interessanti e che abbiamo deciso di piantare nel 2012, creando un vigneto sperimentale proprio qua in centro al paese di Capriolo. Quindi un vigneto piccolissimo, sono 3.000 metri, che però abbiamo volutamente piantato in mezzo al paese, in mezzo alle case, per ricreare un contesto di campagna franciacortina. Quindi non ci siamo limitati a piantare il vigneto, ma abbiamo piantato il tipico filare di gelsi e di vimini, pianta tipica legata alla setra in Franciacorta, che oramai è quasi scomparsa nella campagna franciacortina, il filare di siepe di biancospino, diverse specie arboree, in maniera tale appunto da creare un ambiente di studio pensato appunto per le scuole, che possono scoprire quelle che sono le realtà di un vigneto. Cos'è successo? È successo che poi, siccome le vendemmie erano interessanti, le uve erano particolari e non facendo alcun trattamento, perché non abbiamo mai avuto bisogno di fare nulla, abbiamo deciso proviamo a vinificare questo vino, queste uve, e da lì appunto ne è nato un vino, prima annata nel 2016, usciamo adesso quest'anno con la 2019, che è appunto un vino certificato per essere zero trattamenti e zero residui. C'è un protocollo di certificazione, vengono effettuate le analisi sull'uva, non è presente alcun tipo di residuo ammesso in qualsiasi genere di agricoltura, quindi non parliamo solo di agricoltura convenzionale ma anche di agricoltura biologica, banalmente non do neanche il rame, quindi è un prodotto in una categoria un po' difficile da inquadrare, perché se mi chiedete che cos'è, ovviamente è più di un biologico, più di un biodinamico, più di qualsiasi cosa, è un prodotto a zero trattamenti. Però ecco, l'idea è che se non si prova e non si studia, non sapremo mai se queste varietà hanno o avranno un futuro. In realtà il futuro c'è e la ricerca sta già progredendo molto da questo punto di vista. Il nome del vitigno? Di solito i vitigni in questo difficili. Caso piantati sono quattro varietà. La famiglia si chiama Piwi, che è un acronimo di una parola tedesca che sostanzialmente dovrebbe significare senza bisogno, senza funghi, quindi senza le malattie. Sono quattro varietà, la più conosciuta è il Solaris che abbiamo piantato, poi abbiamo Helios, Bronner e Johanniter, nomi che spesso appunto non dicono poco al cliente, ma che pian pianino qualcosa si inizia a sentire anche. Lo fate anche sfumantizzato? No, abbiamo deciso di fare solo un vino bianco e uscire con un bianco fermo. Lasciamo la tradizione ai Franciacorta, quindi con gli uvaggi tradizionali, in questo caso sperimentiamo su un vino bianco fermo, anche se sono uve che comunque presentano una base di acidità tendenzialmente, potrebbero consentire una spumantizzazione, ma ci siamo limitati al fermo. Ok, bene. E altra cosa che mi dicevi prima della blockchain, storytelling,
che avete certificato? Sì, chiaramente poi innovazione non è solo oggi innovazione di prodotto, ma si cerca di fare innovazione anche dal punto di vista comunicativo. Abbiamo lanciato nel 2019 questo progetto, in realtà siamo partner di un grande ente di certificazione che si chiama DNV. DNV ha deciso di raccontare e certificare attraverso la tecnologia blockchain lo storytelling del vino. Perché lo storytelling? Perché ovviamente noi producendo vini a denominazione non abbiamo bisogno di ricertificare nuovamente il prodotto. Il consumatore è già tutelato in un Franciacorta trovando la fascetta della DOCG, ma anche in un Courtefranche o in un Suebino, essendo vini a denominazione. Quindi abbiamo deciso di certificare quello che noi raccontiamo. L'abbiamo fatto in questo caso su un prodotto specifico che è un nostro Courtefranche, il Vigna Santella del Grom, che è la selezione singolo vigneto di cui parlavo prima, che nasce da questa parcella ad Adro, che è un vino storico dell'azienda. Appunto, ad esempio, quello che si è fatto è certificare che il vino è stato prodotto nella prima annata del 1984, non sono io che lo racconto, ma c'è un ente certificatore che appunto l'ha certificato, così come tante altre informazioni legate alla singola e specifica annata e a quella singola racconto del vino. Quindi il consumatore, aprendo questo QR code, arriva su una scheda tecnica dove queste informazioni sono certificate e raccontate. Quindi diciamo un nuovo approccio all'utilizzo della blockchain nel vino, soprattutto in ottica di comunicazione e di racconto. Ecco, la comunicazione che è sempre più importante per un'azienda agricola, per una cantina, quindi si tratta in primo luogo di lavorare bene e comunicarlo al pubblico. E, va bene, grazie Gualberto per tutta questa bella chiacchierata sulla tua azienda. E, cosa ne dici di presentarci un vino, di fare un brindisi insieme? Sì, allora mi sono preparato bicchiere e bottiglia. Ecco. Visto l'orario e l'orario aperitivo, oddio, la bottiglia non si vede, ma facciamo così, eccoci qua. Ho scelto un extra brut, il nostro extra brut, quindi in questo caso un Franciacorta che è già un millesimato. Noi vinifichiamo, cerchiamo di fare affinamenti sempre almeno di 30 mesi per qualsiasi dei nostri prodotti e di portare i millesimati ad almeno 40-44. L'extra brut è l'annata 2014, è un assemblaggio con entrambe le uve, quindi Chardonnay e Pinot Nero, 50-50%, 44 mesi di affinamento su lieviti. L'extra brut per noi è ovviamente un dosaggio abbastanza secco, quindi siamo attorno ai 2 grammi litro, quindi sostanzialmente molto vicini a un dosaggio zero, quindi un Franciacorta che per nervo, mineralità e soprattutto poi per la presenza del pino nero ben si adatta a un aperitivo, a un inizio a un orario come questo. Ecco. Ok, benissimo. Grazie allora per il tempo che ci hai dedicato. Cin. E la speranza è quella di vederci in cantina non appena il periodo ce lo permette. Assolutamente. Per cominciare a scoprire la Franciacorta, il territorio e le cantine, che è la cosa che ci piace tanto. Assolutamente, e a prestissimo in Franciacorta. Bene, grazie Gualberto. Grazie.